E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo terzo episodio della serie di The Last of Us, parte 2. Nello scorso episodio è successo di tutto. Abbiamo scoperto chi è quella ragazza, o perlomeno abbiamo capito per quale motivo stava cercando qualcuno che facesse parte della nostra città, e quel qualcuno era proprio Joel. Ora, Joel e Tommy sono stati catturati e stanno venendo pesantemente torturati da questa tipa, e io non so veramente cosa aspettarmi. Adesso stiamo andando con Ellie e gli altri, che non so dove siano, a cercare di recuperarli, anche se non sappiamo ancora a cosa stiamo andando incontro. Però io, ragazzi, ho una teoria. Secondo me sono due le possibilità: o quella tipa fa parte delle luci e quindi la sua è una vendetta per quello che Joel ha fatto alle luci, ovvero il casino che è successo alla base, alla fine del primo capitolo, appunto, uccidere tutti quanti i membri delle luci, cioè non tutti quanti, però uccidere un sacco di membri delle luci per salvare Ellie. Oppure la mia teoria è un'altra, ovvero che quella tipa sia in qualche modo legata o imparentata con la ragazza che stava con Joel nel primo capitolo, di cui non mi ricordo il nome, perdonatemi, e che purtroppo è morta. E quindi magari questo potrebbe voler dire che lei incolpa Joel per la morte, non so, della sorella, forse. Però vedremo. Qua è tesa la faccenda, è tesa. Vediamo di riuscire a entrare. Qui, ah no, hai aperto la porta. Da dove arrivi? Raga, gli stanno... È di un crudo questo gioco, veramente. Merda. Allucinante. Fanculo. Placatela! Non mi toccate! Per le mani! Lasciatemi, cazzo! Puttana! Presa! Ehi, ce l'abbiamo! Ok! Lascia! No! Li ammazzo tutti! Che succede? Lascialo! Ma chi è? Lasciatelo! Sei intrufolata! Non c'era nessuno di guardia! Non pensavamo arrivasse qualcuno! Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! No! No! Mi dispiace. Jesse! Sono qui! No. No. No.
Ciao. Ehi. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front, l'hai letto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Sai cosa? Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo. Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Va bene. Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Io, raga, cioè, io...
Non sono arrivata ai cavalli. Ci sono rimasto veramente di merda. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Cioè, raga, ci hanno fatto un bait atroce. Maledetto Tommy. Un bait atroce. Troveremo una soluzione strada facendo. Porca puttana. Un cavallo, qualcosa. Ok. Cioè, ci avevano fatto credere dai trailer, da tutto, ci avevano fatto credere. Sarà più complicato. Che il soggetto di questa scena sarebbe stato Dina. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Nessuno avrebbe mai immaginato. Non voglio che tu ti senta costretta. Porca puttana, che pesantezza. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli. Cioè, si sapeva, capito? Io, raga, ci sono rimasto di merda. Non so che dire. Avevo fatto le peggio teorie. Adesso non me ne frega più niente di chi è quella, perché io, cioè, vi giuro su qualunque cosa, ero convinto fino all'ultimo che sarebbe morta Dina. Ho detto magari, non lo so, cercando di recuperarla. Poi quando ho visto quella scena, cioè, quando ho visto Ellie che entrava nella porta, porca dai, no raga, non ce la faccio. Cioè, vi giuro, se la gioco con la morte di Cade. Io veramente non so che dire. Ora boh. Ehi. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Io ti aspetto qui. Da un lato. Grazie. Applausi, proprio inchini a Naughty Dog, cioè. Hanno veramente spaccato. Quindi. Cioè, che gli devi dire, raga? Hanno spaccato, non se l'aspettava nessuno. E a questo punto c'è da capire questo. Com'è che l'ha chiamato? Washington qualcosa. Qualcos'altro, boh, non mi ricordo, era VLF comunque, mi pare. Questo corpo che sembrerebbe essere non so se un'associazione militare, un'organizzazione militare, oppure una cosa quasi mafiosa, nel senso che cercano di imporre il loro controllo su Washington, o, insomma, su... Sì, nello stato di Washington. E c'è da capire chi è quella tipa, perché sono due le cose secondo me, come vi ho detto prima. O questa associazione è una sorta di... come dire, di evoluzione delle luci, e quindi è una vendetta non personale, ma è una vendetta che riguarda appunto le luci. Questa era la figlia di Joel, questa è la foto che c'era nel primo capitolo a casa loro. È la figlia che è morta la sera stessa in cui è scoppiata la pandemia. Quindi o è una vendetta da parte delle luci, o è una vendetta secondo me personale. Ci potrebbe stare forse che sia legato alla morte della ragazza di cui continuo a non ricordarmi il nome. Tutto a posto? E di conseguenza la teoria di cui avevamo parlato in un video passato, del fatto che il Joel che abbiamo visto nei trailer fosse un fantasma, trova fondo. Perché a meno che non resuscita.
Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo e... E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente. E non fungino. 10. Wow. Cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Come dice... Ellie, non ha molto senso tirare a indovinare, però ragazzi io voglio sapere la vostra opinione nei commenti, quindi scrivetemi qua sotto, secondo voi, chi sono questi del VLF? Mi pare si chiami VLF, ci penso ogni volta. Comunque fatemi sapere la vostra nei commenti, perché sono molto curioso di sapere cosa ne pensate. E dicevo, qui inizia il nostro vero e proprio viaggio verso Seattle, verso la vendetta. E appunto, pensavo fosse una vendetta nei confronti di Dina, ma a quanto pare no. Non è così, devo accettarlo e andare avanti. Da questo momento in poi non so veramente cosa aspettarmi, perché se questa prima parte comunque bene o male l'avano già annunciata con i trailer, da questo momento in poi veramente non so cosa aspettarmi. Ok, da quello che ho capito, questa parte di Seattle dovrebbe essere una sorta di open world, quindi dovrebbe essere una zona molto più vasta e che possiamo percorrere, non diciamo in una sola direzione, come la maggior parte delle zone in un gioco come The Last of Us.
Ora, io spero però che Ellie abbia un piano un po' migliore del andiamo in due e ammazziamo tutti, perché non mi sembra molto efficace come piano d'attacco. Quindi non so se magari c'è una base qua a Seattle. E questa è la ZQ. Già. Occhio alle sentinelle. VLF, intrusi uccisi a vista. Simpatici. Almeno sappiamo di essere nel posto giusto. Dove sono tutti? Hanno messo un avviso. Significa che c'è un ingresso. Celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. Perché poi in una situazione drastica come questa ci sono diverse reazioni che la gente ha, capito? Come in realtà è molto attuale, secondo me è stato un periodo veramente ottimo per far uscire questo gioco, non per un discorso di propaganda, per un discorso anche un po' di riflessione, nel senso che sinceramente mi ero preoccupato che all'inizio di tutto questo casino coronavirus potesse succedere una cosa del genere, ovviamente non a questi livelli, non parlo di zombie e roba varia, però che la gente potesse impazzire, diciamo che mi è balenato come dubbio, ed effettivamente non è che sia proprio successo il contrario, eh? Senso che assalti ai supermercati, ora mischiamo un po' il discorso America coronavirus, però diciamo che in generale non è che sia stata un'ottima reazione, anzi. Quanto pare comunque questa zona sembrerebbe essere abbandonata, eh? Cioè sparaimo a vista agli intrusi ma non c'è nessuno, quindi. Questa che è una piantina, potrebbe essere molto molto comoda. Che è una piantina un po' turistica, però potrebbe comunque essere comoda. E qui abbiamo coordinate. Anche queste potrebbero essere molto comode. Che dice? Stiamo preparando una grossa operazione e Isaac ci ha chiesto di rastrellare il centro della ricerca di risorse. Recupera della benzina nel garage del tribunale, porta al rifugio. Okay. È già qualcosa. Abbiamo delle coordinate comunque. Magari poi ci serviranno più avanti. Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Vedete, comunque questa era una postazione abbandonata ovviamente adesso della Fedra, ovvero quell'organizzazione del governo di cui vi parlavo prima. E vedete come appunto gli ingressi e le uscite dalle città, dai paesi fossero veramente regolati in una maniera assurda. C'era questo sovracontrollo, se così vogliamo chiamarlo, assolutamente esagerato, che da una parte dava ragione a Luci, certo, poi i modi con cui operavano erano un po' così, però. Main gate 0512, ah, non erano coordinate, erano codici. Ho visto il cavallo che c'è una bruttissima fine. Oh merda, guarda. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ok. Cerchiamo di passare il cancello Fedra Merda. Originale. Dritto al punto. Ok. Avanti. Niente benzina. Maledizione. Ora che facciamo? Oh, merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Dove siamo? Questa è Seattle. Che diavolo è successo qui? Penso che l'esercito abbia bombardato a tappeto. Che motivo ha avuto? Beh, a volte erano costretti a distruggere i quartieri in mano agli infetti.
o dai ribelli. Mi sembra eccessivo. Beh, di solito funzionava. Il centro distribuzione razioni. A Boston c'erano code fino in strada. E poi faceva schifo. Io impazzirei. A qualcuno succedeva. Forza, cerchiamo di entrare. Appunto, come vi dicevo, la Fedra non aveva un controllo stabile, diciamo, stabile nel senso di sano, della città. Era un po' un'esagerazione, appunto, fino ad arrivare a bombardare alcuni quartieri per liberarli dagli infetti. Sicuramente contro gli infetti era buono come metro, però se magari non c'era rimasto qualcuno, insomma. Ok, siamo a posto, l'abbiamo fatti tutti, sì? L'abbiamo fatti tutti, ok. Ok, carburante abbiamo trovato. Il problema è... Ok, non ci abbiamo la tanichetta. Vediamo. Ah, al diavolo. Ehi, contieniti, è un luogo di culto. A secco. Che fregatura. E adesso? Conviene provare al tribunale. Ah, abbiamo sbloccato la revolver, che penso sia quella di Joel, però non mi fa impazzire la revolver, quindi penso che andremo con la pistola normale. Ora, no, volevo capire dove fosse questo tribunale, vediamo un po'. Dice, nel parcheggio del tribunale, l'unico parcheggio che c'è è quello, quindi suppongo che sia lì. Ehi, forse ho trovato il tribunale. E chi te lo dice? Vedi quella scritta? Quella in alto, tribunale. Ah, brava. Che fiuto, detective. Mm-hmm. È molto interessante, secondo me, questo discorso che stanno facendo Ellie e Dina, in realtà, dall'inizio di questo capitolo, ovvero il fatto dell'essere cresciuti in una realtà simile. Niente, qua non si apre. Dicevo, l'essere cresciuti in una realtà simile deve essere sicuramente molto pesante, nel senso che comunque Dina ha ucciso per la prima volta un uomo, cosa che mi auguro di non fare mai. A 10 anni, cioè, raga, è pesante, eh. 10 anni io giocavo con i gormiti. Ah, e tra l'altro, una cosa che è passata in sottotono con il fatto che tutto il casino di Joel è che Ellie ha detto a Dina di essere immune. Poi Dina non l'ha creduto, perché ovviamente evidentemente non è una cosa molto comune. Quindi a quanto pare il mio dubbio su se il fatto se Ellie fosse l'unica immune o no è stato certificato. E quindi a quanto pare Ellie ne potrebbe essere veramente l'unica immune. O sono veramente molto 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 rari. Che comunque potrebbe essere, eh? Perché è un aspetto che non si è mai spiegato più di tanto. E? Aspetta. E abbiamo la benzina. La fortuna gira. Non portare male. Il cancello Fedra merda ci aspetta. A posto. Via quel cancello. Per fortuna no. Hai visto? Ha scavalcato la recinzione. Potremmo entrare da lì. Come mai non si sente sparare? Qualcosa non torna. Sono due le cose. O qua sono stati invasi dagli infetti. Il che mi sembra un'ottima possibilità. Io là non ci vado manco se mi pagate. Che palle tutti sti infetti. Qui ragazzi la situazione è tesa. Nel senso che lì vedo un sacco di gente che si mangia qualcuno. Quindi le cose sono due. O l'hanno abbandonato questo posto. Oppure hanno invaso gli infetti, perché... Allora, prima... No, io volevo prendere il fucile prima. Ah, è morto da poco. E ha lo stemma col lupo. Volevano la benzina, ma ci sono rimasti secchi. Meglio così, no? Se è stato un branco di stupidi infetti ad ammazzare gli assassini di Joel... Conta solo che siano morti, Ellie. Ma così non sarebbe giustizia. Effettivamente, nel senso...
Hanno sparato a tutti. Li riconosci? No. Forse li ha uccisi qualcun altro. Gli infetti sono entrati. Ehi, ecco la benzina. Beh, se ne servisse altra, sappiamo dove prenderla. Qui c'è Dina che nel frattempo, secondo me, palesemente sta sperando di accontentare in qualche modo Ellie. Sia probabilmente un po' per lei, ma più che altro perché sa che effettivamente è un po' una pazzia quella che stanno facendo. Nel senso che andare a vendicare Joel contro un gruppo armato in due non è proprio una scelta ottima. Quindi diciamo che Dina penso che in questo viaggio sarà la nostra voce della coscienza. Merda. Cos'è successo qui? È stato Tommy. Tommy? Non ci credo. Fidati, è stato lui. Questo c'era quando è morto Joel. Merda, qua giù ce n'è un altro. Non mi dice niente. Li usava uno contro l'altro. Come? Me l'ha spiegato Joel. Fai una domanda al primo, ma non deve parlare. Devi farlo scrivere. Poi chiedi al secondo. Se i fatti corrispondono, non mentono. Se no, sono fottuti. Già. Est 1. Un altro codice? Così sembrerebbe. È appena successo. Non sarà lontano. Già. Questa è la necessità che... l'istinto di sopravvivenza che in qualche modo... prevale, raga, perché... cioè, queste sono tecniche... tra virgolette, che non è che siano proprio umane. Non è facile. Non voglio che pensi male di Tommy. Ellie, con gli assassini di mia sorella legati a una sedia, farei anche di peggio. Ti capisco. Perché effettivamente Ellie sicuramente ha la sua sofferenza in tutto ciò, perché sta male. Dato che Joel era quasi un padre per lei. Però Tommy è fratello, questo non va dimenticato. E lì mi si è teletrasportata Dina, non so se l'avete visto. Però abbiamo scoperto un'altra cosa. Che la sorella di Dina è stata uccisa da qualcuno. Magari questo andrà poi approfondito di più. Abbiamo un riparo e aspettiamo all'asciutto. Potremmo accamparci in alto per osservare la zona. Sì, buona idea. Ok, cerchiamo un edificio aperto. Possibilmente senza infetti. Oh... Prendete l'altra! Prendetela! Forza! Dino! Non credevo che ti avrei rivisto. Oh,
Come ci hai trovati? Ho solo chiesto di un bastardo con la faccia sfregiata. Simpatica. In quanti siete? Solo voi due? Non puoi impedirlo. Jordan! Non dovresti essere fuori a cercare l'altra. Che cazzo fai? Sai il contrabbandiere che abbiamo ucciso a Jackson? Sì. C'era anche lei. Cosa? Cercano vendetta. Per questo hanno fatto a pezzi Nick. Dobbiamo portarla a Isaac e dirgli esattamente che cosa sta succedendo. Sì, beh, ho appena sentito Isaac via radio. Abbiamo nuovi ordini. Eliminare gli intrusi. Oh, ehi, frena, non ha senso. Senti, è un ordine diretto. No, parliamole, scopriamo che cosa sa. Ma che cazzo me ne frega di cosa sa? Hai visto anche tu cosa ha fatto agli non altri? Non hai idea di quanta gente potrebbe avere con lei, potrebbe essere un imboscato. Non mi interessa quanti sono, li troveremo e li uccideremo. Puoi pensare con la tua testa almeno per un secondo? Levati dal cazzo, Jordan! Dobbiamo andare. Avranno sentito gli spari. Guarda, è una di loro. Muoviti. La guardiamo dopo. C'era uno studio TV sulla mappa? Che cazzo ne so? Andiamo! Cazzo è lì! Ok, tralasciando che mi è preso un colpo con quell'esplosione, io ragazzi penso che per questo episodio concludiamo qui, ci troviamo subito nell'azione con il prossimo episodio, domani alle 14, non ve lo dimenticate. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate like, commentate, condividetelo e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.